Problema, sistema in figura, blocco da 1,60 kg, pesetto da 400 grammi. Coefficienti d'attrito radente statico e dinamico 0,40-0,30. Premiamo sul blocco con una forza esterna verticale da 3,5 N, questa, verso il basso. Prima domanda, analizza, calcola, disegna tutte le forze in figura 1 e calcola se l'attrito statico riesce a tenere fermo il sistema oppure no. Ragionamento visibile è tutto quello che io dico a voce e che gli studenti devono scrivere sul foglio durante lo svolgimento. Disegniamo tutte le forze che sono la forza esterna verso il basso da 3,5 N, la forza peso del blocco da 1,6 kg, che è 15,68 N come calcolato qui, massa per campo di gravità 15,68 N. Poi c'è la forza peso del blocchetto, 3,92 N calcolato qua, MA per G, 400 grammi, 3,92 N. La forza peso di questo blocchetto si trasmette attraverso il filo con la forza di tensione e quindi si trasmette sul blocco principale, 3,92 N a sinistra, la tensione del filo. Ricordiamo che ai capi del filo nascono due forze che tirano verso l'interno che si chiamano tensioni, due forze uguali. Queste due forze che tirano in basso, la forza esterna da 3,5 N e la forza peso del blocco, si sommano a dare la forza normale. La loro somma fa 19,18 N e questa è la forza che preme il blocco contro il piano. Il piano reagisce con la forza vincolare che è sempre uguale opposta alla forza normale. La forza normale è anche responsabile della nascita della forza d'attrito. Infatti sappiamo che più un oggetto è premuto fortemente contro il piano e più è grande e intensa la forza d'attrito. Questa forza d'attrito può raggiungere il valore massimo che si calcola con la solita formula coefficiente attrito statico per la forza normale 7,67 N. La forza d'attrito naturalmente nasce verso destra per contrastare il movimento spontaneo del sistema che in assenza d'attrito scivolerebbe a sinistra. Ora c'è da vedere se questa forza d'attrito è in grado di contrastare la forza di tensione del filo, quindi 3,92 N, che cerca di muovere il blocco verso sinistra. È in grado di farlo perché abbiamo appena visto che la forza d'attrito al massimo può arrivare fino a 7,67 N e quindi supera i 3,92 N della tensione del filo. Perciò l'attrito riesce a tenere fermo il sistema e si limita a fare il minimo indispensabile, quindi non eserciterà l'attrito 7,67 N ma soltanto 3,92 N, come mostrato in questa figura, in modo tale da annullare perfettamente la tensione del filo. Seconda domanda, se il sistema resta fermo riduci il coefficiente d'attrito statico fino a farlo muovere, se invece il sistema si muove aumenta il coefficiente d'attrito statico per farlo restare fermo. Il nostro caso è il primo perché il sistema abbiamo visto che resta fermo, quindi dobbiamo ridurre il coefficiente d'attrito statico. Riducendo l'attrito statico, il coefficiente, anche la forza d'attrito diventa più debole. Noi vogliamo che dal valore precedente di 7,67 N scenda fino a 3,92 N, l'attrito statico massimo. In questo modo il blocco si metterà in movimento verso sinistra, perché l'attrito non è più in grado di contrastare questa forza, la tensione del filo, da 3,92 N. Quindi la forza d'attrito statico massimo deve scendere sotto ai 3,92 N. Siccome si calcola come al solito con la formula coefficiente d'attrito statico per forza normale e imponiamo che questa forza d'attrito statico massimo sia 3,92 N e da qui ricaviamo il nuovo coefficiente d'attrito statico dividendo la forza d'attrito statico massima 3,92 N, il valore che abbiamo appena ridotto, diviso la forza normale che era 19,18 N e otteniamo 0,204. Quindi se il coefficiente d'attrito statico scende sotto a circa 0,20 il sistema scivola. Dunque riassumiamo brevemente, per calcolare il nuovo coefficiente d'attrito statico abbiamo ridotto la forza d'attrito statica massima da 7,67 N di prima al valore 3,92 N. Infatti scendendo l'attrito statico massimo sotto a questo valore il blocco si mette in movimento tirato dal filo, dalla tensione del filo. Ultima domanda, ripristiniamo il coefficiente d'attrito statico iniziale, cioè 0,40. A seconda se il sistema restava fermo oppure no, lo alloggeriamo oppure lo appesantiamo tirandolo verso l'alto o verso il basso con questa molla
di cui conosciamo la costante elastica e l'allungamento. Nel nostro caso il sistema restava fermo, quindi noi vogliamo che si muova a sinistra e perciò alleggeriamo e non appesantiamo, alleggeriamo il blocco tirandolo verso l'alto con la molla, quindi la molla tira in alto e non in basso nel nostro caso. E dobbiamo scoprire se con la molla allungata di 0,8 cm il sistema adesso rimane ancora fermo oppure si muove. Cioè dobbiamo scoprire se l'alleggerimento dovuto alla molla è sufficiente a farlo mettere in movimento questo sistema oppure ancora non è sufficiente. Calcoliamo quindi il valore e l'intensità di questa forza d'attrito. Conosciamo la costante elastica della molla e l'allungamento e quindi calcoliamo subito 4,16 N. Quindi adesso noi abbiamo in direzione verticale sul blocco tre forze. Le due che c'erano prima, la forza peso del blocco 15,68 N e la forza esterna da 3,5 N verso il basso, queste c'erano anche prima, ma si aggiunge adesso la forza elastica da 4,16 N in alto. Queste tre forze, messe tutte e tre insieme, perché tutte e tre agiscono in direzione verticale, equivalgono ad un'unica forza intensa a 15,02 N verso il basso. Il motivo è che le forze verso il basso si sommano a dare i 19-18 N di prima, ma adesso bisogna sottrarre i 4,16 N verso l'alto. Quindi dobbiamo sommare le forze in basso meno la forza in alto. E la forza netta che ne risulta è la nuova forza normale, 15,02 N. In pratica la vecchia forza normale era la somma di queste due, era 19,18 N, ma adesso la nuova forza normale è minore della vecchia forza normale, perché ora c'è anche la forza elastica che alleggerisce, per così dire, la vecchia forza normale, cioè alleggerisce i 19,18 N, che sarebbero la somma di questi due. Quindi la vecchia forza normale si riduce di 4,16 N e scende al valore 15,02 N. Il piano naturalmente adatta la sua forza vincolare per renderla come sempre uguale e opposta alla forza normale. Quindi anche la forza vincolare si riduce da 19,18 N a soli 15,02 N come la forza normale. La funzione della forza elastica verso l'alto è stata quella di alleggerire il blocco, cioè in pratica di ridurre la forza normale come abbiamo appena visto. Ma riducendo la forza normale a questo valore, l'effetto è quello di diminuire la forza d'attrito statico. Infatti il nuovo attrito statico massimo, che prima valeva 7,67 N, adesso invece vale di meno, vale solo 6,01 N. Infatti lo calcoliamo con la solita formula, coefficiente di attrito statico per la forza normale. Ora la forza normale è solo di 15,02 N e quindi questo calcolo ci dà 6,01 N. Prima era 7,67, quindi l'attrito massimo si è ridotto perché il blocco è premuto contro il piano con meno forza di prima. Prima era premuto con 19-18 N, adesso è premuto soltanto con 15,02 N. Quindi l'attrito si è ridotto. C'è da chiedersi se questo attrito ridotto è ancora sufficiente oppure no per tenere fermo il blocco, cioè per contrastare i 3,92 N della tensione del filo. È ancora in grado di farlo perché è vero che si è ridotto, ma non è sceso sotto a 3,92 N, quindi è ancora abbondantemente sufficiente a contrastare questa tensione del filo. Quindi il sistema non scivola, continua a restare fermo, quindi l'alleggerimento della molla non è stato sufficiente per far muovere il blocco. E il blocco continua a fare come gli studenti, cioè il minimo indispensabile. Potrebbe fare 6,01 N, ma si limita a farne 3,92, cioè il minimo indispensabile che serve a tener fermo il sistema. E così abbiamo risposto anche all'ultima domanda, non soltanto se il blocco resta fermo, si muove, abbiamo visto che resta fermo, ma anche quanto vale la forza d'attrito.